abbracciami. Felicità a tutti con due leggende della musica italiana, Peppino Di Capri e Marcella Bella sul palcoscenico di Ischia durante il Festival Global Film and Music, un evento straordinario che ha raccolto sull'Isola Verde tantissimi personaggi provenienti da ogni parte del mondo, insieme a tante icone del nostro spettacolo e anche tantissimi giovani. E insomma, davvero trovare questi due amici carissimi, amici soprattutto anche tra loro, visto che Peppino e Marcella sono veramente, si conoscono da tanti anni. Ecco, raccontaci. Non vista nascere io. Ah sì? No, nel senso ci conosciamo. Quasi. Da tanto tempo, lei è molto brava nel blues. Dopo ci fa qualcosa, vabbè. Come faccio a fare il blues? Marcella, dunque, da quanto tempo conosci con Peppino Di Capri? Ah, una vita. Poi abbiamo anche tanti amici in comune. Poi, cioè, noi ci siamo sempre trovati nelle situazioni allegre, carine, divertenti. Insomma, ecco. Mi ha cresciuto. Avete vissuto molti momenti felici insieme? Sì, certo. Sì, quale ricordi quanti più? Quanti Sanremo hai Capri, fatto tu? A Capri. E io ne ho fatti 8, 9, non mi così ricordo. Poco. Sì, mica sono abbonata. Siamo nel clou del mese di agosto, ricomincia Felicità, tante altre puntate qui su Rai 2 per vivere insieme al pubblico italiano momenti davvero speciali in un'estate particolare, no Marcella? Particolare perché insomma abbiamo sempre questo virus che ci perseguita e non riusciamo a buttarlo via, a farlo sparire. Vabbè, dobbiamo essere ottimisti però. È vero Peppino, bisogna assolutamente affrontare. Perseverare. Senti, siamo proprio nel momento in cui normalmente un Peppino Di Capri fa sempre bene. A Ferragosto lo vogliono tutti. È proprio l'ideale. È bello che tutti lo vogliono e nessuno sopiglia. No, invece quante volte. Sto scherzando, volte. È piacevolissimo questo periodo. Vogliamo fare gli auguri di felicità per Ferragosto a tutti gli italiani per ricominciare? Certo. Uno, due, tre. Felicità! Ah, no, buon Ferragosto! Ah, così buon Ferragosto! Certo! Ma funziona allora. Più felicità! Buon divertimento! Felicità a tutti, sono davvero onorato di iniziare la trasmissione oggi che è dedicata a due leggende della musica italiana, Peppino Di Capri e Marcella Bella. Entrambi sono stati con me a Ischia insieme a Sting, Trudy Styler e tantissimi altri artisti da ogni parte del mondo. Una gioia veramente enorme per me che sono un giovane o ex giovane che sta crescendo e che vuole andare avanti in questo bellissimo grande mestiere che è lo spettacolo. Felicità a tutti. Na, 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 na. Peppino Di Capri, Marcella Bella, buon Ferragosto a tutti, sono davvero felicissimo di trovarli, due carissimi amici a cui ho dedicato una puntata. Peppino veramente lo scorso anno, un successone incredibile, anche in replica, perché Peppino veramente lo amano tutti, e Marcella è stata per me quest'anno la grande soddisfazione di averla in una puntata bellissima che mi ha visto anche andare in Sicilia a incontrare i suoi fratelli. Dove mi sono raccontato praticamente dalla nascita, perché abbiamo visto la piazza, la casetta dove sono nata, i miei fratelli, la spiaggia dove andavo quando avevo 7-8 anni. È stata una puntata veramente che mi ha commossa, ti devo dire. Beh, grazie, mi ha molto fatto piacere tornare anche in Sicilia. Molto spontanea è stata. Ma sincera.
Perché con personaggi come te, Peppino Di Capri, bisogna essere così. E la gente vi ama perché riconosce in voi degli amici veri di famiglia. Peppino, insomma, tu sei... Io sono nato in un convento. Un convento di suore. Però il primo periodo in cui mi sono azzardato a fare questo lavoro, chiaramente allora era divertimento, a 4 anni, con gli americani che ancora erano a Capri, quindi io da bambino suonavo tutte le canzoncine americane dell'epoca. Ecco. Divertentissimo. E che rapporto hai tu con Capri, visto che vieni dalla Sicilia e che comunque è un po' in competizione, no? Da un punto di vista anche turistico. No. Taormina, per esempio. No, vabbè, ma la Sicilia è una grande isola, ci sono tante cose. Capri è un'isola bellissima, una bomboniera, è piccolina ed è meravigliosa, come meravigliosa anche la Sicilia, però sono due isole completamente differenti. E Ischia, Peppino, siamo a Ischia. Io sono nato a Ischia musicalmente, sono stato scoperto qui da una casa discografica, sono venuti qui al Gran Giovellone, un locale storico degli anni 50 addirittura, e niente, praticamente vennero, ci chiesero di fare dei provini che poi sono diventati disco, è stato il mio primo album. Nel 58, è troppo. E qual è stato il tuo primo successo? Il primo successo è stato Non è peccato. Ah, Non è peccato. E Malattia. Sì, bello, ne sono stati due. Chissà se il maestro Dario Zeno si ricorda Non è peccato. Questo è. Non lo so, ricordano? Sicuro. No, e invece tu con Ischia, Marcella, che rapporto hai? Ma io con Ischia sono venuta parecchie volte, anche con amici, con la barca di amici, e ho visto un porticciolo che è un amore, che è Sant'Angelo. È bellissimo, è un posto meraviglioso dove io vorrei tornare tutti gli anni perché è bellissimo. Certo. Bello. Peppino, in questa occasione Ischia ha avuto un premio veramente che tutti quanti volevamo dargli, la leggenda delle leggende, perché Peppino è indubbio che insomma non solo l'Italia, il mondo ti ami, sei un'icona nazionale e mai sono sufficienti i riconoscimenti per una persona che è rimasta malgrado tutto molto umile. Beh, questo è il mio principio, questo non è che l'ho adottato, sono nato così, ho sempre stato un po' timido, cioè la mia timidezza viene scambiata per superbia, questo mi dispiace molto. Ogni occasione che mi si dà dico credete in me perché sono veramente una persona vera. Quindi... Vabbè, ma ormai lo sanno, dai. C'è ancora qualcuno, ma quello s'atteggia, che t'atteggia? Un corno. Marcella, il segreto della semplicità, la forza della semplicità. Forza la gente poi semplicità. A casa capisce quando una persona è sincera o quando bleffa, certo, no? Certo che lo capisce. Il pubblico non lo fa, voglio dire che il pubblico si accorge di tutto. Quindi se tu sei una persona vera lo percepisco, non lo percepisce il pubblico, insomma. Sì. Io sono vera. Verissima, tu sei verissima. Sei Marcella, tu. Ma insomma, Marcella Bella, Peppino Di Capri a Ischia, andiamo un po' per rivedere com'è stato questo evento, il Global Film Music Festival, che ha portato sull'Isola Verde tantissime star provenienti da ogni parte del mondo, incluso un loro collega, una rock star che vive in Umbria. Sting, anzi no, vive in Toscana, a Palagio. Maestro Sting, mi perdoni. Toscana. Sono arrivati a Ischia senza far rumore, con tanto di mascherine nel rispetto del loro solito stile sobrio. Il rocker Sting e sua moglie Trudy Styler, che del Global Film Music Festival è la presidentessa onoraria dal 2010, dopo che entrambi erano stati premiati per la loro attività umanitaria con la Rainforest Fund, una fondazione in prima linea per la salvaguardia della natura nel rispetto dell'ecosostenibilità, tanto più in Brasile dove le foreste dell'Amazzonia soffrono da decenni per l'incoscienza umana, contribuendo a mettere a repentaglio l'atmosfera dell'intero pianeta. Un tema che continua a coinvolgere sempre di più le star, come abbiamo avuto modo di verificare proprio sull'Isola Verde, dove l'atteso evento di cinema e musica ha coinvolto anche ben 5 premi Oscar ed eccellenze del grande schermo, del palcoscenico e della moderna letteratura alla promozione dei valori che oggi più del passato devono starci a cuore, come il rispetto dell'ambiente.
nello specifico di Felicità, anche e soprattutto di Madre Mare, visto l'impegno settimanale al fianco di Rosalba Giugni, fondatrice dell'Onlus Mare Vivo, e del coreografo Simone Di Pasquale e della giovane attrice Francesca Tizzano, impegnati in brillanti coreografie in prossimità delle acque che bagnano la penisola. Benvenuti ad Ischia, è una delle isole più belle del Mediterraneo, ma quest'isola racchiude dei tesori che non tutti conoscono. Pensate che proprio i primi greci che sono arrivati nel Golfo di Napoli hanno messo la loro sede ad Ischia, quindi c'è un'archeologia stupenda. E non basta, sott'acqua c'è la regina del Mediterraneo, che è la Posidonia oceanica, una pianta superiore che produce ossigeno più di una foresta tropicale. E poi non basta ancora, pensate che ci sono dei delfini stanziali in questo posto, che girano intorno all'isola e sono monitorati da una grande associazione che si chiama Oceano Delfi. Quindi venite a Ischia che troverete tanta felicità, è bellissimo. Che meraviglia Ischia! Amici, ben trovati e continuiamo con la nostra lezione di ballo. La mia ballerina Francesca? Sì, ma... Hai ripassato il cia-cia-cia? Ma dai, anche a Ferragosto! Ma certo, a Ferragosto si impara a ballare meglio il cia-cia-cia, che è il ballo dell'estate, bene, forza! Dai, prendo la maglia. Prendi una maglia, mettiti la maglia, il cia-cia-cia, ormai è diventato il tormentone dell'estate. Ti ricordi come si conta il tempo del cia-cia-cia? Sì, dai. 1, 2, 3, cia-cia, 1, 2, 3, ripeti, cia-cia, 1, anche voi da casa, 1, 2, 3, cia-cia, 1, 2, 3, facciamo un nodo e 1, anche voi da casa, quando cucinate, quando fate dei nodi, come faccio io, potete contare serenamente il tempo del cia-cia-cia. Proviamo con la musica. 2, 3, cia-cia-cia, 2, 3, e auguriamo a tutti quanti i nostri amici da casa buon Ferragosto e saluti da Ischia. Al prossimo sabato. Ciao. Secondo te quando riaprono i parrucchieri? Prima di maggio non se ne parla. Ma è una tragedia. Non posso stare con le corna e la ricrescita in testa, è troppo. Il mondo là fuori sta cambiando e dopo non sarà più come prima, ricordatevelo. L'hai conosciuta allo stadio? Tamara, te prego, non mi dica che è laziale. No, juventino. Io me ne vado. Giovanni! Mi raccomando, perché il virus rimane sulle superfici e tu sei in superficiale. La felicità è essere nel posto giusto al momento giusto. Felicità è aver ricevuto il premio Ischia Global Fest a Ischia, in quel bellissimo contesto. E felicità è tornare presto a Ischia, a prendere magari un altro premio, no? Champagne per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Non è la prima volta che vieni qui a Ischia, però devo dirti, ogni volta il tuo carisma, la tua storia, la tua musica ci emoziona. C'è un certo, non so, si crea una magia particolare, quando, soprattutto quando l'atmosfera è quella giusta. Io insomma adoro, per carità, 5.000 persone nei teatri brasiliani fa piacere, però quando sei a casa tua, vedere un pubblico attento che ti ascolta con trasporto, partecipando alle tue emozioni, è la cosa più bella. E poi ti vogliono bene, capito? Meno male. Ti vuole bene. Invece Marcella, con suo marito Mario e due dei suoi tre figli,
vive molto di più che in Italia a Ibiza. Ma è un po' spagnola. Perché io sono un fan della tua Sicilia. Mi piacerebbe tantissimo. Ma io te l'ho già detto. Sempre in Sicilia. Io ho una casa stupenda sul mare e vado spessissimo, solo che non vado d'estate.